Oggi moscardini alla Ligure. I moscardini vanno puliti, io lo faccio fare dal mio bravissimo pescivendolo. Bisogna togliere l'interiora, gli occhi e il becco. E poi vanno sciacquati molto bene sotto l'acqua per togliere eventuali residui di sabbia. Il mio pescivendolo è gentilissimo, ma il becco non l'ha tolto. Vi faccio vedere come fare. Olio, aglio, un po' di peperoncino e le acciughe. Aggiungiamo i moscardini. E li facciamo rosolare a fiamma vivace qualche minuto. Così si avvicinano. Uniamo con il vino e lasciamo evaporare. Uniamo i capperi e la passata di pomodoro, io ne uso una biologica. Sciacquo la bottiglietta così non spreco niente e aggiungo anche un po' d'acqua. Mescoliamo e lasciamo cuocere tre quarti d'ora. Naturalmente i tempi dipendono dalla grandezza dei moscardini. Prima copro, poi dopo un po' scopro. Nei molluschi cefalopodi come i moscardini, i totani, le seppie e il polpo, il sale va aggiunto solo alla fine, se no la carne diventa dura. Nel frattempo prepariamo il prezzemolo tritato. E tagliamo anche il pane per fare dei crostoni. Lo mettiamo ad abbrustolire in forno. Adesso lascio scoperto, mescolo e faccio evaporare un po' il liquido. Eccolo qui, pronto, bello abbrustolito. I nostri moscardini sono pronti. Aggiustiamo adesso di sale e aggiungiamo un po' di prezzemolo. Chiudiamo e lasciamo intiepidire nella pentola, così diventeranno ancora più teneri. I moscardini affogati alla Ligure si possono servire così come secondo piatto, come una specie di zuppetta con i crostini di pane, o si possono utilizzare anche per condire la pasta.